In questo video vedremo come bilanciare le ossidoriduzioni, quindi il bilanciamento delle ossidoriduzioni. Mi atterrò al bilanciamento delle redox in forma ionica, e quindi non in forma molecolare. Per bilanciare le redox, prima di bilanciare delle redox, come al solito, facciamo un po' di chiarezza su cosa stiamo trattando. Quindi vediamo un po' cos'è una redox. Quindi cos'è una redox? È una reazione chimica nella quale avviene tra i vari atomi uno scambio di elettroni. Quindi ciò che caratterizza una redox, una ossidoriduzione rispetto alle altre reazioni, è appunto lo scambio di elettroni tra atomi. E come le riconosco? Quindi come riconoscerle? Si riconoscono molto facilmente perché cambiano i numeri di ossidazione degli atomi. Quindi i numeri di ossidazione degli atomi cambiano. Facciamo un esempio di una reazione e vediamo se è una redox oppure no. Prendiamo ad esempio lo zinco metallico che reagisce con lo ione nitrato NO3- a dare lo ione zinco 2 più biossido d'azoto NO2. Mettiamo i numeri di ossidazione. Come visto in un precedente video, i numeri di ossidazione degli elementi sono sempre 0. Ricaviamo i numeri di ossidazione dello ione nitrato, l'ossigeno è sempre meno 2, perché in questo caso è l'elemento più elettronegativo, meno 2 per 3 meno 6, deve avanzare una carica negativa, quindi l'azoto dovrà essere più 5. In questo caso lo zinco, essendo uno ione monoatomico, il numero di ossidazione corrisponde con la carica, quindi il numero di ossidazione sarà più 2. Nel caso dell'NO2, ossigeno sempre meno 2, in questo caso l'azoto dovrà essere più 4. Notiamo che cosa? Che lo zinco passa da numero di ossidazione 0 a numero di ossidazione più 2, l'azoto passa da numero di ossidazione più 5 a più 4, l'ossigeno rimane costante. Quindi abbiamo un cambiamento del numero di ossidazione degli atomi, quindi questa è una redox. E andrà bilanciata come tale, perché il bilanciamento delle redox è particolare perché è necessario, oltre che bilanciare le masse, quindi stesso numero di atomi a destra e stesso numero di atomi a sinistra della freccia, è necessario anche bilanciare lo scambio di elettroni. Se globalmente vengono ceduti 10 elettroni, dovranno essere acquistati 10 elettroni, perché chiaramente gli elettroni non possono né scomparire né apparire dal nulla. Abbiamo visto quindi cos'è una redox, come la riconosco, a questo punto vediamo come bilanciarla. Quindi come si bilancia. Io in questo video utilizzerò il metodo delle semireazioni. Il metodo delle semireazioni è un metodo sicuramente abbastanza lunghetto e laborioso, ma secondo me ha il vantaggio che, se ben applicato,
può risolvere praticamente, può permettere di bilanciare qualsiasi tipo di ossidoriduzioni. Ci sono dei metodi più semplici, più snelli, che però vanno a perdere, cioè non permettono di affrontare efficacemente i casi più strani, i casi più particolari, alcune dismutazioni, le redox organiche, eccetera. I metodi più semplici non sono efficaci. Il metodo delle semireazioni è lunghetto, però non tradisce mai. Prima di bilanciare alcune redox proprio dal vivo, ripassiamo un po' di, diciamo, nomenclatura sulle reazioni redox, facciamo un minimo di ripasso. Prendiamo come campione l'ossidoriduzione che ho scritto qua sopra. Allora, dato che ci deve essere uno scambio di elettroni in una redox, ci sarà un elemento che cede elettroni e un elemento che acquisterà elettroni. Quindi, dato che si chiamano ossidoriduzioni, ci saranno degli elementi che si ossidano, quindi ci saranno delle ossidazioni, e con ossidazione si intende una cessione di elettroni. Questa cessione di elettroni deve comportare un aumento del numero di ossidazione. Se guardiamo l'esempio qua sopra, vediamo che lo zinco 0 con numero di ossidazione 0, diventa zinco 2 più. In questo caso, ripeto, il numero di ossidazione è scritto correttamente, ma con numero di ossidazione più 2, ma nelle prossime redox eviterò questa ripetizione per rendere la scrittura più snella. Qui è per rimarcare precisamente che nel caso degli ioni monoatomici, la carica e il numero di ossidazione coincidono, sono lo stesso numero. Diciamo che durante le ossidazioni abbiamo una cessione di elettroni, infatti vediamo che lo zinco 0 diventa zinco 2 più. Affinché un atomo neutro assuma una doppia carica positiva, è necessario che perda 2 elettroni. Per fare questo, vediamo che il suo numero di ossidazione aumenta. Notiamo anche un'altra cosa, che l'aggiunta di questi due elettroni permette di bilanciare le cariche, perché prima di aggiungere questi due elettroni avevamo una molecola neutra a sinistra e una molecola con due cariche positive a destra, le cariche erano sbilanciate. In questa maniera abbiamo globalmente la neutralità a sinistra e abbiamo la neutralità a destra perché abbiamo due cariche positive e due cariche negative. Passando alla parte delle riduzioni, quindi abbiamo le ossidazioni e le riduzioni. In una riduzione avremo che cosa? Avremo il processo contrario, quindi l'acquisto di elettroni e quindi una diminuzione del numero di ossidazione. Tornando all'esempio precedente, vediamo che l'azoto passa da numero di ossidazione più 5 a numero di ossidazione più 4. Quindi qua sotto potremmo scrivere che lo ione nitrato, NO3-, nel diventare il biossido di azoto, NO2, fa passare l'azoto dal numero di ossidazione più 5 a numero di ossidazione più 4. Per fare questo, l'azoto deve acquistare un elettrone perché deve abbassare la sua carica positiva di una unità, quindi ha bisogno di un elettrone. Quindi qua scriviamo che un elettrone si aggiunge all'azoto più 5, facendolo diventare azoto più 4. Notiamo anche una cosa interessante, che quando un elemento si ossida, cioè cede elettroni, questo suo elettrone che è andato a cedere, quindi in questo caso
quelli dello zinco, verranno acquistati dallo ione nitrato. Quindi un elemento che si ossida cede elettroni e quindi questa cessione di elettroni va a ridurre un altro elemento. È per questo che chi si ossida è anche un riducente. Chi invece acquista elettroni va a strapparlo a una specie chimica che si ossida. Per questo chi si riduce è anche un ossidante. All'inizio questa terminologia, ossidazione, riduzione, chi si ossida è riducente, quindi aumenta il numero di ossidazioni, può creare un po' di confusione. Basta crearsi qualche regola mnemonica, ad esempio riduzione, diminuzione del numero di ossidazione e quindi fare il contrario con l'ossidazione, eccetera, eccetera, ragionarsi un po', dopodiché si viene a capo tranquillamente di questa terminologia che alla fine diventa automatica. Rendiamo più evidente questa carica negativa dello ione nitrato e iniziamo col bilanciamento vero e proprio. Avevo pensato a una lista di ossidoriduzioni da messe in ordine di difficoltà crescente. Iniziamo prima da una veramente banale, per vedere i rudimenti del sistema del metodo delle ossidoriduzioni con il metodo delle semireazioni. Dopodiché iniziamo a vedere alcune difficoltà che mano a mano verranno ad aggiungersi alle altre reazioni. Quindi iniziamo con la prima, molto elementare, che faremo passo passo proprio per capire i concetti fondamentali. Allora, prendiamo uno ione ferroso, ferro 2 più, che reagisce con della rame 2 più, a dare rame 0, più ferro 3 più. Se non fosse una redox, si potrebbe dire che questa reazione è già bilanciata, perché abbiamo un atomo di ferro a sinistra, un atomo di ferro a destra, un atomo di rame a sinistra, un atomo di rame a destra. Sul fatto delle cariche si potrebbe anche soprassedere, perché uno potrebbe immaginare che ci saranno un numero di anioni in grado di bilanciare queste cariche quando la reazione venga scritta in forma molecolare. Però c'è un'altra questione più importante, il fatto che i salti elettronici non sono bilanciati. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Allora, notiamo che il ferro 2 più passa a ferro 3 più, quindi subisce una ossidazione. Il rame 2 più passa a rame 0, quindi subirà una riduzione. Nel metodo delle semireazioni non si fa altro che estrarre dalla reazione completa le due semireazioni che riguardano gli elementi che si ossidano e si riducono. Quindi estrarremo una semireazione riguardante il ferro e l'altra semireazione che riguarderà il rame. Facciamo un po' di spazio e scriviamo il ferro 2 più, che diventa ferro 3 più. Sotto scriviamo il rame 2 più, che diventa rame 0, rame metallico. Allora, nella prima semireazione vediamo che il ferro passa da più 2 a più 3, quindi nel fare questo dovrà cedere un elettrone perché si è ossidato. Quindi scriveremo a destra più e meno. Nel caso sottostante, invece, vediamo che il rame 2 più diventa rame 0. Per fare questo ha bisogno di due elettroni. Quindi scriveremo a sinistra due elettroni a dare rame 2 più a dare rame 0. Se la reazione fosse scritta in questa maniera, vedremo che il ferro cede un elettrone. Il rame ha bisogno di due elettroni e quindi la situazione è sbilanciata. Allora, per risolvere la situazione, si trattano queste equazioni chimiche come fossero delle equazioni matematiche,
nella quale dobbiamo eguagliare il numero di elettroni. Quindi, come un'equazione matematica, un'equazione chimica, la posso moltiplicare interamente per un fattore, in questo caso la moltiplico per 2, perché vado a prendere il minimo comune multiplo tra gli elettroni che scambia una semireazione e gli elettroni che scambierà l'altra semireazione, di modo da eguagliare il numero degli elettroni. Arrivato qui, sommo le due reazioni, quindi ricordando, stando attento a moltiplicare per 2 tutta la reazione, scriverò che due atomi di ferro 2 più reagiscono con del rame 2 più con 2 elettroni a dare ferro, 2 atomi di ferro 3 più 2 elettroni più rame 0. In questo caso gli elettroni si devono semplificare e questo deve succedere sempre a questo punto, altrimenti significa che si è probabilmente sbagliato il calcolo, non ci si è ricordati di moltiplicare per il giusto fattore. Quindi il minimo comune multiplo è stato calcolato male. A questo punto possiamo scrivere la reazione bilanciata che saranno 2 ferro 2 più rame 2 più a dare 2 di ferro 3 più rame 0. Vediamo che in questo caso sono bilanciate anche le cariche, perché abbiamo 4 e 2, 6 cariche positive, 2 per 3, 6 cariche positive. Quindi la reazione, questa prima reazione, è bilanciata. Quindi vediamo cosa abbiamo fatto in questa reazione. Abbiamo visto che effettivamente è una redox, abbiamo separato la redox nelle due semireazioni, abbiamo valutato il salto elettronico. Il salto elettronico è dato dall'aggiunta degli elettroni, quindi più un elettrone e più 2 elettroni. Per fare in modo che questi elettroni avessero lo stesso numero, abbiamo calcolato il minimo comune multiplo. Dopodiché abbiamo sommato le semireazioni. Abbiamo fatto la somma delle semireazioni. Questo è un esempio banalissimo, ma che ci permette di vedere quali sono le fasi principali. Vediamo adesso la seconda redox che presenta una prima lievissima difficoltà. Guadagniamo un po' di spazio, lavagna nuova praticamente, e ci scriviamo, prendiamo quella precedente come numero 2, prendiamo quella dello zinco. Scriviamo zinco metallico più ione nitrato NO3 meno a dare zinco 2 più biossido d'azoto NO2. Abbiamo visto che il numero di ossidazione dello zinco è 0, il numero di ossidazione dell'azoto era più 5, lo zinco è più 2, non sto a riscriverlo perché corrisponde nel caso degli atomi degli ioni monoatomici, e qui l'atomo di azoto ha un numero di ossidazione più 4. Quindi lo zinco sarà la specie che si ossida, l'azoto, scusate, dello ione nitrato sarà l'atomo che si riduce. Come dicevo prima, separiamo questa reazione in semireazioni. Quindi scriveremo che lo zinco con numero di ossidazione 0 diventerà zinco 2 più. E lo ione nitrato, l'NO3 meno, diventerà NO2. Benissimo. Lo zinco, per passare da numero di ossidazione 0 a più 2, dovrà cedere 2 elettroni. Quindi scriverò a destra più 2 elettroni. Questa reazione è finita.
perché vedo un atomo di zinco a sinistra, un atomo di zinco a destra, il salto elettronico è corretto, nulla da aggiungere. Vediamo invece questa seconda semireazione. Abbiamo lo ione nitrato, l'azoto dello ione nitrato con numero di ossidazione più 5, che deve passare a più 4, quindi dovrà acquistare un elettrone. Quindi scriverò più elettrone dalla parte dei reagenti. A questo punto la semireazione non è bilanciata, perché una semireazione deve essere bilanciata sia per quanto riguarda le masse che quanto riguarda le cariche. Allora, non sono bilanciate né le masse, perché qui vedo tre atomi di ossigeno e qui due atomi di ossigeno, né le cariche, perché qui vedo due cariche negative e qui invece vedo la neutralità. La semireazione precedente invece è già bilanciata, perché ho un atomo di zinco a sinistra, un atomo di zinco a destra. Globalmente qui vedo la neutralità e anche qui i prodotti sono globalmente neutri. Allora, a questo punto, dopo aver fatto il salto elettronico, bisogna fare uno step in più. Bisogna bilanciare le cariche. Vedo due cariche negative a sinistra, nessuna carica a destra, quindi bilancio utilizzando gli H+. Dato che noi lavoriamo con delle ossidoriduzioni in soluzione acquosa. In soluzione acquosa sono sempre presenti gli H+ e gli OH-. Sulla carta sta a noi decidere se bilanciare una redox utilizzando un ambiente acido, quindi utilizzare gli H+ per bilanciare le cariche, o un ambiente basico. In queste prime redox sceglierò di utilizzare l'ambiente acido, quindi utilizzerò gli H+ per bilanciare le cariche. Vedremo che con gli OH- non c'è alcuna difficoltà. Quindi dicevamo, due cariche negative, neutralità, aggiungiamo due cariche positive a sinistra, quindi aggiungiamo 2H+. Con questo passo cosa abbiamo fatto? Abbiamo bilanciato le cariche. Due cariche positive, due cariche negative, neutralità. E qui, zero cariche. Perfetto. Manca solo da bilanciare le masse, perché qui vedo tre atomi di ossigeno e due atomi di ossigeno, due atomi di idrogeno e nessun atomo di idrogeno. Per bilanciare le masse in quest'ultimo step si utilizza l'acqua. Vedendo due atomi di idrogeno è istintivo mettere da parte una molecola d'acqua. Vediamo se così facendo tornano anche gli atomi di ossigeno. Due atomi di ossigeno più uno, tre atomi di ossigeno. Eccoli qui, due atomi di idrogeno, due atomi di idrogeno. Anche questa semireazione è bilanciata. A questo punto, come nella reazione precedente, si equilibra il numero degli elettroni, perché lo zinco cede due elettroni, ma lo ione nitrato acquista solamente un elettrone, quindi dovrò moltiplicare questa seconda semireazione per 2 e sommare. Quindi otterrò che cosa? Zinco più 2 ioni nitrato più 2H+, scusate, più 4H+. Dato che gli elettroni, mi accorgo al volo che due elettroni e due elettroni si semplificheranno. Questi perché dovranno essere moltiplicati per 2, non sto a scriverli, di modo che qui avrò già direttamente la reazione bilanciata, quindi erano gli ioni nitrato. Questi reagiranno a dare zinco 2 più 2 di NO2 più 2 di acqua. Diamo un'ultima controllata, controlliamo le masse, zinco, zinco, due atomi di azoto, due atomi di azoto, gli ossigeni sono 3 per 2, 6, 2 per 2, 4 e 2, 6, gli idrogeni sono 4, gli idrogeni sono 4. Confrontiamo le cariche, io qua vedo due cariche positive, qua io vedo 4 cariche positive e due cariche negative, quindi globalmente due cariche positive, 2 più.
2 più la reazione è bilanciata. Andiamo a dare un occhio a cos'è cambiato in questa reazione rispetto alla prima, rispetto alla precedente. Nella precedente ci siamo occupati del salto elettronico, del minimo comune multiplo, dopodiché abbiamo sommato le semireazioni. In questo caso abbiamo fatto qualcosa in più, perché ci siamo dovuti preoccupare del salto elettronico, prendo un po' di spazio, ci siamo dovuti occupare del salto elettronico come nella reazione precedente, quindi salto elettronico. Ma una volta, guardiamo questa seconda semireazione, una volta avendo fatto il salto elettronico, ci siamo occupati delle cariche, abbiamo dovuto bilanciare le cariche. E per farlo abbiamo usato gli H+, e avremmo potuto utilizzare anche gli OH-. Avendo aggiunto idrogeno, dovevamo anche bilanciare le masse. Le masse di che cosa? Dell'idrogeno e dell'ossigeno. Quindi era il turno dell'acqua. Poi, come nel caso precedente, abbiamo fatto il minimo comune multiplo e abbiamo fatto come atto finale la somma. Vedremo presto che c'è una serie di step da rispettare, ma questi step sono abbastanza elementari, soprattutto una volta che uno ha fatto un po' di esercizio, diventano automatici e molto semplici, quindi non creano nessun tipo di problema. Fatta una semireazione, fatta una redox, si passa subito all'altra. Vediamo la terza che introdurrà un'altra piccola difficoltà. Terza redox, la più classica delle classiche. Abbiamo lo ione permanganato, MnO4-, che reagisce con lo ione ossalato, C2O4-2-, per dare manganese 2 più CO2. Mettiamo i numeri di ossidazione. L'ossigeno è sempre meno 2, il manganese meno 2 per 4 meno 8 deve avanzare una carica negativa, quindi dovrà essere più 7. L'ossigeno anche in questo caso è meno 2 perché si confronta col carbonio, quindi scriveremo sopra meno 2. Meno 2 per 4 meno 8, devono avanzare due cariche negative, quindi il carbonio, globalmente il carbonio dovrà avere il numero di ossidazione più 6. Questo più 6 si dovrà dividere per due atomi di carbonio, che quindi saranno più 3 ciascuno. In questo caso il manganese 2 più ha numero di ossidazione più 2, e qui la CO2 ha numero di ossidazione dell'ossigeno meno 2 e del carbonio più 4. Vediamo che il manganese che passa da più 7 a più 2 è la specie che si riduce, il carbonio invece passa da più 3 a più 4, quindi è la specie che si ossida. Ed è naturale perché il permanganato è uno degli ossidanti più forti. Come abbiamo detto prima, separiamo in semireazioni, quindi scriviamo Mn O4 meno che diventa manganese 2 più. Sotto scriviamo C2 O4 2 meno che diventa CO2. Bilanciare la semireazione qua sopra non crea nessun problema, non è più difficile rispetto a quella dello ione nitrato. Abbiamo il manganese più 7 che diventa manganese più 2, qui lo scrivo, è inutile ma non fa male. Quindi il manganese più 7 per diventare manganese più 2 ha bisogno di 5 elettroni, perché deve abbassare il suo numero di ossidazione. Quindi il primo step è stato il salto elettronico. Successivamente devo vedere le cariche, perché io qui vedo una più 5, 6 cariche negative. Qui ho due cariche positive, quindi il salto è di 8 cariche, perché da meno 6 a più 2 il salto è di 8.
Quindi dovrò aggiungere 8H più, di modo che 8 cariche positive più 6 cariche negative mi diano queste due cariche positive. A questo punto, come nel caso del nitrato, abbiamo fatto il salto elettronico, abbiamo bilanciato le cariche, con l'acqua bilanciamo le masse. Vedo 8 atomi di idrogeno, 4 atomi di ossigeno, dall'altra parte è molto comodo aggiungere 4 molecole di acqua. Il bello delle semireazioni, secondo me, è che c'è grande libertà di azione. Adesso sono, come dire, abbastanza schematici i modelli, i modi di risoluzione, ma dato che fondamentalmente un'equazione chimica è un po' come un'equazione matematica, uno si può sbizzarrire nel trovare piccole variazioni, dei metodi anche un po' fantasiosi per poterli risolvere, purché si rispetti una specie di algebra della chimica. Cioè, se io aggiungo qualcosa a sinistra, dovrò aggiungerlo anche a destra. L'importante è che le cariche e le masse siano sempre bilanciate. Vedremo che in alcuni casi, quando utilizzeremo degli ossidi o delle molecole organiche, dovremo un po' inventarci qualcosa di nuovo. Comunque, il permanganato è bilanciato. Andiamo allo salato. La prima difficoltà che si incontra, non è una difficoltà, è una cosa alla quale bisogna stare attenti, è questa: che il carbonio più 3, che diventa carbonio più 4, non è un solo atomo, non è un solo atomo di carbonio più 3 che diventa più 4, ma sono due gli atomi che dovranno reagire. Quindi la prima cosa da fare è raddoppiare questo atomo di carbonio, di modo da bilanciare le masse degli elementi che si ossidano o si riducono. Quindi questo è il primo step di questo che andiamo ad aggiungere rispetto a quello precedente. Quindi la prima cosa da fare è bilanciare le masse. Di chi? Dell'atomo che scambia elettroni, quindi il carbonio. Dell'ossigeno non mi importa nulla. Una volta che abbiamo bilanciato le masse, allora come prima possiamo occuparci del salto elettronico. Anche qui con un minimo di cura, perché un atomo di carbonio passa da più 3 a più 4, quindi cederà un elettrone. Ma attenzione che questi atomi di carbonio che cedono un elettrone sono due, quindi il salto sarà di due atomi. Scusate, di due elettroni. Una volta fatto questo, una volta fatto correttamente il salto elettronico, dobbiamo passare come prima al bilanciamento delle cariche e notiamo con piacere che nel caso della redox dello salato abbiamo due cariche a sinistra e due cariche negative a destra, quindi la reazione è già bilanciata da questo punto di vista. Andiamo a vedere le masse, che in genere si bilanciano con l'acqua. Vediamo che non è necessario, perché abbiamo 4 atomi di ossigeno a sinistra, 4 atomi di ossigeno a destra. Quindi siamo pronti per il minimo comune multiplo. Questo è indispensabile perché il permanganato scambia 5 elettroni e lo salato invece scambia 2 elettroni. Direi che troveranno un accordo sui 10 elettroni, quindi dovremo moltiplicare per 2 la reazione del permanganato e per 5 la semireazione dello salato, di modo che il permanganato scambi 10 elettroni, ceda 10 elettroni, scusate, acquisti 10 elettroni e lo salato ceda 10 elettroni. Come prima, senza scrivere gli elettroni, perché vediamo bene che sono 5 per 2, 10 e 2 per 5, 10, quindi scriveremo una riga quasi inutile. Scriviamo la reazione bilanciata, che sono 2 di Mn o 4 meno, 2 di permanganato, più 5 di C2 o 4, 2 meno, più 16H più. A dare 2 di manganese 2
di manganese 2 più 10 di CO2 più 8 di acqua. Andiamo a vedere se abbiamo fatto le cose per bene. Vediamo 2 di manganese, 2 di manganese, 5 per 2, 10 di carbonio, 10 di carbonio, 16 H più 8 per 2, 16. Di ossigeno sono 5 per 2, 10 più 8, 18. Scusate, 10 per 2, 20 più 8, 28. Questi sono 5 per 4, 20 e 2 per 4, 8, quindi 28. Gli atomi ci sono tutti, vediamo le cariche. 2 cariche negative più 10 cariche negative fanno 12 cariche negative, più 16 cariche positive fanno 4 cariche positive, che si controbilanciano, che sono equilibrate da queste 4 cariche positive. Quindi questa reazione è stata fatta. Quello che abbiamo visto è di molto importante e che crea di solito un po' di problemi. La difficoltà in più era riconoscere che all'inizio la prima cosa da fare era moltiplicare per 2, bilanciare le masse degli atomi che si ossidano, in questo caso. 2 atomi di carbonio a sinistra, 2 atomi di carbonio a destra. La procedura, dopodiché, è la stessa. Un pregio del metodo delle semireazioni è che non solo permette di bilanciare le redox, quindi mettere i giusti coefficienti stoichiometrici, ma permette anche di completarli. Cioè, io bilanciando con le semireazioni riesco a vedere in maniera abbastanza veloce se c'è bisogno di acido o base nel caso del bilanciamento in ambiente basico e soprattutto dove e quanta acqua si forma. Quindi bilancio e completo le reazioni, cosa che con altri metodi un po' più spicci non è proprio immediato. Mentre in questo caso se uno segue le sue regolette, masse, salto elettronico, cariche, eccetera, è una cosa abbastanza automatica, vengono automaticamente. Per evitare di fare un tutorial troppo lungo, io direi che posso bilanciare un'ultima redox in questo video e lasciare le altre, che sarà una manciata, nel prossimo. Quindi passerei alla quarta ossidoriduzione, un'ossidoriduzione molto carina, nella quale l'ammoniaca viene bruciata con ossigeno a dare NO2 biossido d'azoto e acqua. Numeri di ossidazione, prima cosa, l'idrogeno più 1, l'ossigeno qui, l'azoto quindi meno 3, in questo caso l'ossigeno 0, ossigeno meno 2, azoto più 4, ossigeno meno 2, idrogeno più 1. Vediamo che l'azoto passa da meno 3 a più 4, quindi si ossida, l'ossigeno passa da 0 a meno 2. Quindi possiamo scrivere che l'azoto subisce l'ossidazione, l'ossigeno la riduzione, come redox. Meno male che l'azoto si ossida perché l'ossigeno è appunto un ossidante. Per fare questo, non è scritta in forma ionica, perché questi non sono composti ionici, ma sono composti molecolari. L'NH3 non è formato da N+, eccetera, eccetera, o N- è H+, l'NO2 è un ossido, quindi devo prenderle come sono. Posso sempre scrivere le semireazioni, posso scrivere NH3 che mi dà NO2, O2 che mi dà acqua. Per Andiamo col metodo tradizionale. Un atomo di azoto meno 3 che diventa un atomo di azoto più 4. Quindi il salto è di 7 elettroni. Da meno 3 a più 4 dovrà cedere 7 elettroni. In questo caso vedo che ho una molecola neutra, quindi passiamo al bilanciamento delle cariche, molecola neutra,
sette cariche negative, dovrò controbilanciare con sette cariche positive, quindi con 7 H più. Una volta sistemata la questione delle cariche, con l'acqua sistemiamo le masse. Qui vedo due atomi di ossigeno, quindi inizio a scrivere due molecole d'acqua. In questa maniera ho introdotto quattro atomi di idrogeno. Tre atomi di idrogeno erano già presenti, ecco qua i sette atomi di idrogeno del bilanciamento delle cariche. Questa prima semireazione è finita. Passo a quella dell'ossigeno, nel quale l'ossigeno 0 diventa ossigeno meno 2. Mi accorgo subito che qui gli atomi di ossigeno sono 2, mentre qui è uno solo, quindi metto un 2 davanti all'acqua. 2 atomi di ossigeno 0 diventano 2 atomi di ossigeno meno 2, quindi avranno bisogno di 4 elettroni. Qui vedo 4 cariche negative, qui una molecola neutra, quindi dovrò aggiungere 4 H più. Una volta che ho aggiunto 4 H più, vedo che qua c'erano già 4 atomi di idrogeno, 4 atomi di idrogeno, 2 atomi di ossigeno, 2 atomi di ossigeno. L'altra semireazione è bilanciata. La prima reazione scambia 7 elettroni, la seconda 4 elettroni, devono per forza incontrarsi nel loro minimo comune multiplo. Quindi dovrò moltiplicare questa reazione per 4, di modo che scambi 28 elettroni, e anche questa la moltiplicherò per 7, di modo che scambi 28 elettroni. Andiamo a fare il totale. Quindi abbiamo 4 di ammoniaca, 8 di acqua, più 7 di ossigeno, più 28 H più, a dare 4 di NO2, più 14 di acqua, più 28 H più. Gli elettroni non li metto perché so essere 28 da una parte e 28 dall'altra. Noto anche che gli H più sono 28 da una parte e 28 dall'altra, quindi li posso praticamente eliminare. E ho 8 molecole d'acqua a sinistra e 14 molecole d'acqua a destra. Quindi anche in questo caso posso semplificare, cioè togliere 8 molecole d'acqua da una parte e 8 molecole d'acqua dall'altra, che diventeranno quindi 6 molecole d'acqua. Ecco bilanciata in questa maniera. 4 di ammoniaca più 7 di ossigeno a dare 4 di biossido d'azoto più 6 di acqua. Col metodo delle semireazioni, anche qui gli H più e l'acqua, dove necessario, si semplificano a vicenda. Quindi è un metodo che funziona sempre, basta stare attenti ad alcuni accorgimenti. Il primo è sicuramente il numero di elettroni, nel caso in cui il numero di atomi sia diverso da 1, come abbiamo visto in questo caso, o nello ione ossalato i due atomi di carbonio dello ione assolato, che potrebbe essere una prima causa di errore. Una seconda causa di errore potrebbe essere un calcolo sbagliato del salto elettronico, come nel caso dell'ione permanganato, quando passa da, non nel caso dell'ione permanganato, ma nel caso in cui l'azoto passi da meno 3 a più 4, se uno è di fretta potrebbe erroneamente dire che salta di un elettrone, cosa assolutamente non vera. E dopo ci possono essere vari errori di calcolo. Se le cose vengono fatte per bene, nel giusto ordine, senza fretta, non si ha nessun problema nella risoluzione delle redox, nel bilanciamento delle redox.
prossime le vediamo in un video successivo per evitare di appesantire troppo questo. Nel caso, buon lavoro.